Dentro sul solco si ripassa e si copre insieme. Sì. Un po' di distanza così, sì? Sì, come il grano turco. Che cosa? Con tanti così, arriviamo quasi in fondo, no? Fatemi proprio una volta così. Sì. Siamo qui con Manuela che da un anno ha iniziato a sperimentare la piantagione della canapa qui a Belluno. Perché proprio la canapa? Tre anni fa ormai, è successo che ho avuto l'opportunità di intervistare una signora, un'anziana signora, che mi ha raccontato della storia della canapa, di come all'inizio del Novecento era praticamente questa coltivazione, stava alla base della sussistenza delle popolazioni di tutta Italia praticamente, perché fino agli anni 50 questa pianta veniva coltivata sia a livello industriale in alcune regioni d'Italia come l'Emilia Romagna, Campania, Piemonte, anche il Basso Veneto. E infatti eravamo i primi produttori al mondo per qualità e i secondi per quantità al mondo. Ma veniva prodotta e coltivata in tutto il territorio nazionale a livello familiare. Ogni famiglia aveva appunto il suo orto, quindi era autosufficiente dal punto di vista alimentare. E aveva la canapa per la produzione di tessuti e quindi permetteva l'autosussistenza completa. Infatti ci sono anche delle testimonianze, fino a 1500 metri di altitudine veniva coltivata. È una pianta così particolare che ha talmente tante proprietà positive che anche per esempio la sua facilità di incrocio e il ciclo di vita breve le hanno permesso di svilupparsi praticamente alle condizioni climatiche più disparate. Dopo decenni che è stata interrotta ad oggi sono permesse solo alcune varietà, non sono certamente quelle autoctone, quelle che erano state selezionate dal territorio per millenni, quindi abbiamo perso una variabilità genetica preziosissima, però comunque c'è un inizio. Infatti queste piante devono essere riseminate ogni anno, riacquistate dai soliti rivenditori e quindi non hanno la possibilità di adattarsi veramente al terreno. La canapa è una coltura virtuosa perché può dare all'agricoltura una grossa mano, perché è miglioratrice del terreno, non ha bisogno di diserbanti, anzi diserba praticamente il terreno, migliora la fertilità con l'ardice fittone che arriva in profondità e lo arieggia in profondità. Contrasta il problema del compattamento dei suoli dovuto al passaggio con i mezzi agricoli e potrebbe anche essere utilizzata per recuperare le aree marginali. Qui nel bellunese abbiamo anche il problema delle aree marginali abbandonate dall'agricoltura. Potrebbe essere occasione di sviluppo in vari settori, perché dalla canapa si produce la carta con un processo produttivo certamente molto meno inquinante rispetto alla carta che produciamo, di qualità più alta che dura più nel tempo. Bioplastica, quindi potremmo sostituire tutti i prodotti che derivano dal petrolio, molti prodotti nell'edilizia, ad oggi la fibra, perché la fibra nel tessile non può essere nel breve periodo essere utilizzata perché tutte le filiere ormai non ci sono più resistente. Nella medicina vediamo che può essere utile per diverse patologie diversissime tra loro, con bassissima tossicità e bassissimo costo, sono le caratteristiche principali per un qualsiasi farmaco. L'energia produce 4 volte più biomassa rispetto ad un ettaro di albero, d'alto fusto, e senza la necessità di dover tagliare perché è annuale, quindi ogni anno ricresce, quindi è rinnovabile in tutto. Come ci spiegavi prima per quanto riguarda i semi, non è semplice comunque per adesso. Sì, c'è da fare questi passaggi burocratici, acquistare semi dai rivenditori che autorizzati, che selezionano, che appunto varietà che hanno un basso tenore di THC. Questa varietà è certificata dal cartellino che c'è sul sacco della semente e siamo costretti ad ogni anno ad acquistare sempre gli stessi semi dalle stesse ditte sementiere. Questo non permette alla pianta di adattarsi al territorio. Uno degli ostacoli di questa coltivazione sulle piccole dimensioni era che le ditte sementiere vendono questi sacchi di semi di canapa, i sacchi da 25 kg. Questi 25 kg sono distribuibili su una superficie seminativa di 5.000 metri quadrati, ma a Belluno non si vedono appunto queste superfici.
è più caratterizzata da un'agricoltura di piccola scala, di piccole superfici, e più ci sono dei problemi oggettivi per la raccolta, perché non essendo diffusa non sono diffuse neanche i macchinari per la raccolta, le mietitrebbie per la raccolta del seme, il decorticatore per la separazione della fibra dal canapulo nel caso si voglia utilizzare la fibra. Più abbiamo anche il problema che l'anno scorso dei coltivatori della pianura veneta, avendo coltivato ettari e avendo incontrato queste difficoltà nella raccolta, hanno dovuto rinunciare a raccogliere parte della loro piantagione. Comunque anche l'agricoltore deve essere tutelato, quindi io mi sono impegnata affinché si possano coltivare piccole dimensioni. L'ostacolo era sempre quello del cartellino, di dimostrare appunto quella varietà della semina, quindi è stata elaborata una procedura che è stata mandata al Ministero delle Politiche Agricole e Agroforestali e che ha accettato la nostra procedura di divisione tra diverse ditte, tra diversi coltivatori del sacco di sementi da 25 kg. Quest'anno abbiamo potuto quindi suddividere tra diversi agricoltori il nostro sacco di sementi e tutti possono iniziare una loro esperienza. Poi per informazioni è stato attivato un sito www.canapicultura.it che richiama appunto la coltivazione ma anche la cultura della canapa, e che dove si può trovare la procedura che abbiamo utilizzato l'anno scorso di semina, raccolta, tutte le varie fasi, pulizia del seme, in modo che sia un punto di partenza per chi inizia quest'anno, e anche la procedura della divisione del sacco.